Eccoci qua, siamo alla Cicomo Eco Green, siamo con un altro sponsor della manifestazione, siamo con l'elettrica Progeno, con l'ingegner Malavasi e siamo contenti di incontrarli con noi. Allora, innanzitutto piacere, ingegnere, noi vogliamo chiedere come mai avete deciso di sponsorizzare questa manifestazione? Beh, perché noi ci occupiamo di energie rinnovabili e quindi in particolare di fotovoltaico, che va a stretto abbraccetto ovviamente con l'automobilità elettrica e quindi è un settore veramente collegato a questo problema. Ecco, quindi fotovoltaico che va a braccetto con la mobilità sostenibile. Quindi voi siete presenti per dare tanti consigli alle persone che assistono a questa manifestazione su come risparmiare ulteriormente. Corretto, sì, perché ormai sono 20 anni che siamo nel campo del fotovoltaico e quindi questo ci ha permesso di crescere in maniera importante e di essere tutto riferito nel territorio. Quindi un impianto fotovoltaico normalmente si ammortizza in pochi anni, ma soprattutto l'importante è che la vita utile è molto elevata, parliamo di circa 50 anni un impianto di qualità e quindi si ammortizza veramente in breve tempo. Ovviamente per tutte le persone che acquistano una autovettura elettrica hanno la necessità di ricaricarla e se già dà la possibilità di risparmiare sul costo del carburante perché non occorre più, ovviamente però devo ricaricarla e ricorrere al fotovoltaico mi dà la possibilità di risparmiare ulteriormente. Ma a noi corre una curiosità, ma a che punto è il fotovoltaico a giorno d'oggi in Italia? Bene, ormai il fotovoltaico è tanti anni che funziona. Da ormai 40 anni c'è in Europa. Noi siamo partiti 20 anni fa e devo dire che in questi anni è diventato veramente molto stabile, sicuro e soprattutto duraturo. E quindi la tecnologia che è diventata a chilometro zero, perché avvengono sul tetto delle nostre abitazioni, produce quando ci serve. Tra l'altro adesso la tecnologia è migliorata in che modo? Attraverso le batterie del cumulo, quindi produco, se non consumo istantaneamente, l'accumulo per la sera, l'accumulo per le autovetture e quindi sono ormai dipendente quasi dalla. Questo è davvero un concetto davvero interessante perché oltre a produrre l'energia elettrica, quindi ad auto alimentarmi, posso addirittura appunto archiviarla in questi dispositivi, in queste batterie che mi permettono di utilizzarla successivamente. Quindi è molto interessante come la tecnologia si sia appunto evoluta da questo punto di vista. Ma sempre tornando nell'ambito della mobilità appunto elettrico sostenibile, voi quindi aiutate l'utente anche a installare dei wall box. Corretto, corretto. Le wall box permettono appunto di poter scaricare la vettura direttamente dalla propria abitazione e ricorrendo poi al fotovoltaico, praticamente è totalmente a questo punto. Quindi possiamo dire che voi potete supportare l'utente dalla ricarica, nel senso dallo strumento che può utilizzare per produrre energia, fino appunto poi al punto dove praticamente attacca la propria autovettura per alimentarsi. Benissimo, voi siete, ricordiamo dove? Siamo a Progeno, provincia di Lecco, e lavoriamo in tutto il nord. E tra l'altro fino alle 18 li potete incontrare qui in questa manifestazione per chiedere ulteriori informazioni. Noi vi ringraziamo, grazie per aver consolidato questo evento per questo video. Grazie, grazie a voi.